Oggi vi presentiamo le principali novità di Folk per la prossima stagione. Troviamo i nuovi race car che Marco Librandi adesso ci illustra. Buongiorno a tutti. Siamo qua oggi a presentare, per quanto riguarda Folk, i nuovi RC. Fanno sempre parte della famiglia Race Tiger. RC che deriva dal nostro sci da gigante e l'SC che deriva dal nostro sci da slalom. Per quanto riguarda appunto questa famiglia, è stata rivista completamente, uno sci completamente nuovo, sia dal punto di vista delle grafiche che dal punto di vista delle strutture. E utilizziamo anche sull'RC l'Uvo 3D e la nostra tecnologia 3D Glass. Il 3D Glass è stato applicato all'interno dello sci, come potete notare qua, con una struttura più sottile al centro dello sci sotto il piede, in modo tale da rendere lo sci più maneggevole e quindi utilizzabile da un pubblico più vasto. Andando a vedere la struttura interna dello sci, appunto troviamo l'anima in legno con un legno più morbido al centro dello sci e più strutturato sull'esterno dello sci vicino alle lamine per dare comunque maggior struttura e resistenza allo sci. Subito sotto troviamo il Titanal e il 3D Glass, come appunto dicevo prima, con una geometria più stretta sotto il piede e più larga in punta e in coda, in modo tale da dare maggior rigidità alla punta e alla coda dello sci e invece maneggevolezza sul centro dello sci. L'altra gamba che viene rinnovata per la prossima stagione è la Deacon. Esatto, e qua possiamo vedere tutta la famiglia Deacon, partendo dal 74, andando sul 76 e poi quest'anno è stata ampliata con l'80 e l'84. La particolarità di Deacon è appunto avere la stessa identica struttura del Race Tiger, quindi uno sci molto performante, però con delle geometrie diverse, più divertenti diciamo. Più largo al centro sci, sotto il piede, rockerato in punta e in coda, in modo tale da rendere lo sci più divertente in determinate situazioni come neve macinata o anche la neve nuova in queste condizioni qua. Sul 76 e 74 è stata rivista solamente la grafica, mentre sull'84 e l'80 sono dei modelli nuovi con delle tecnologie nuove. Per quanto riguarda la famiglia Deacon, quest'anno è allargata. Passiamo dalla misura 74 alla 76, andiamo sull'80 e l'84. 74 e 76 sono state riviste dal punto di vista grafico, ma le tecnologie rimangono simili a quelle dell'anno scorso. Struttura uguale a quella del Race Tiger, con il nostro Uvo 3D e il 3D Glass. Uno sci quindi con una struttura molto performante, però con una geometria differente. Più largo sotto il piede, rockerato in punta e rockerato in coda. Quindi uno sci che risulta molto divertente anche in diverse condizioni. Per quanto riguarda il freeride, la famiglia di Kendo e Mantra si allarga inserendo Kendo 88, Kendo 92, Mantra 96, M5 e Mantra 102. Le particolarità di questo, che è un best seller dello sci freeride, sono il Titanal frame e appunto la punta con l'aggiunta del foglio in carbonio in modo tale da alleggerire la punta. Diciamo che questo è uno sci che va a ricoprire soprattutto quello sciatore che vuole utilizzarlo sia in pista con delle condizioni diciamo un po' particolari, che anche in fuori pista si comporta molto bene e appunto c'è una famiglia molto larga con varie misure su cui scegliere.